vivo in Sicilia. Oggi noi compiamo 55 anni di matrimonio e praticamente voi ci avete omaggiato di queste bellissime fiori e della vostra amicizia. Noi l'abbiamo gradita moltissimo perché ora siamo grandi e quindi l'amicizia dei giovani, dei cose, certamente ci riempie di gioia e ci fa tanto piacere che tante persone ci cercano, ci guardano, se ci incontrano, E ci 5.000. salutano. E abbiamo l'amicizia di tante persone, non solo qua di San Marco, ma gente che viene dall'Australia, dall'Argentina. Durante la festa dei paesani mi sento chiamare da una persona che era praticamente dell'Argentina e mi seguiva là, che era venuta in ferie qua a San Marco. E un'altra in chiesa mi vedevo che mi guardava continuamente fissa. E io quasi quasi mi sentivo in soggezione, che quella aveva uno sguardo posato su di me. Quando usciamo dalla chiesa era una signora che mi seguiva e veniva dall'Australia. Ha voluto conoscermi. Il modo in cui racconta le sue ricette, il modo in cui la passione viene trasmessa attraverso i video è straordinaria. E tante persone sono venute a trovarmi anche qua a casa, sono venute a Quest'estate un trovare sacco di gente sono venute. persone che sono venute, e poi anche praticamente lo dicono i ristoratori, anche il sindaco, che molte persone sono venute a San Marco perché era il paese della signora Yolanda. E per noi è un grande onore Sì, aver grazie. veicolato questo, tutto Il questo. paese merita più di me. Il paese merita, lei merita, perché il paese è fatto di persone. E quando le persone sono così, danno un grande valore aggiunto al borgo. Il borgo è fatto di umanità oltre che di storia. E qui di storia ce n'è davvero tanta, quindi invitiamo tutti a San Marco d'Aluzio Sì, le anche. invitiamo tutte a San Marco, venite con un bel borgo, con gente accogliente e affabile Venite a come San Marco d'Aluzio, un bel borgo me. qua. Qual è il segreto per 55 anni insieme? È quello che ha detto mia moglie. Una frase lei, dal suo cuore. Come si fa a stare insieme 55 anni? Bisogna soprassedere, pure che c'è qualche parola, qualche cosa, bisogna soprassedere. Non è che uno subito deve prendere l'avvocato, come ha detto mia moglie. Deve soprassedere, poi passa tutto. È come un temporale. Dialogare e aspettare che passi la tempesta. Auguri, Sì. signora Yolanda, auguri, signor Giuseppe. 55 anni insieme. Al prossimo video sulla pagina di Vivo in Sicilia. Grazie. Grazie.